Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e benvenuti nel mio canale. Come prima cosa faremo una daily con Blue Baby Corcazzo. Ebbene, ok, durerà molto poco questa daily. No, cagami pure robe in giro. Nodleaf. Callus, ci piace? Bomba, sì. Cacche. Aspettiamo un attimo, vediamo se c'è un'attiva. Cosa cazzo sei tu? Telecinesi. E quindi? What? Qualcuno mi spieghi. Non voglio di cercare, qualcuno mi spieghi come funziona questa telecinesi. Ok, non funziona sui mob, quindi. Permette di cosa, esattamente? Non ho capito. Deve essere qualcosa di impercettibile, visto quanto in fretta si ricarica. Allora, statistiche non aumentano. Rallentare non rallenta. Dovrebbe spostare robe. Sposta robe. Non ci ho mica fatto caso. Aspetta un attimo. Vieni qua. E se funzionasse sulle attive? No. Se funzionasse. Ho fatto una cazzata. No. Però potrebbe essere carino un oggetto che fa spostare gli oggetti tra le stanze. Ma non. Però, giusto. Cioè, telecinesi, che posso fare? Spostare gli oggetti? No. Spostare i mob, come potrei a martillo. Non lo so. Non ho capito. Cioè, speravo che. Cioè, telecinesi sposta gli oggetti. Ma come? Continuo a non capire. Benissimo. Almeno i cuori ci sono in questa run. Almeno fino adesso. Vabbè, puntiamo a non sapere che cazzo fa telecinesi. Altra roba. No. Tu fai qualcosa? No. Tu spari? Che cazzo fai? Potrebbe spostare le lacrime. Tipo a comando. No. Niente. Potrebbe fare una sorta di. Non. Sì, potrebbe fare quello effettivamente. Spostare le lacrime. Se posso portare giù robe. No. Ok, non sappiamo che cazzo ho fatto le cinesi. Perfetto. Cause of the Maze. Cioè, non teleporta i nemici, non teleporta gli oggetti, non teleporta le cacche. No. Ah, ma ci arrivo, prima o poi. Forse. Non è proprio detto. Allora, qui aspettiamo perché qua è interessante, ma anche quella è interessante, anche questa è interessante. Vediamo se con una bomba riusciamo ad avere più bombe, perché potrebbe essere questo il caso.
Metronomo. Metronomo rallenta? Metronomo rallenta? Beh, a sto punto shop, vediamo perché se c'è una bomba. C'è effettivamente una bomba. Quindi una possiamo aprirla. Tipo questa. Preferivo più bombe, ma vabbè. Mi stai per colpire? Bravissimo. Ah, qua non c'è niente interessante. A meno che lì in mezzo non nasca una bomba. No. Ah, ma c'ho Callus. No, aspetta, aspetta, aspetta. Oh, questo mi ha spawnato un famiglia. No, un attimo, io c'ho Callus. Fermi tutti. Dimenticavo. Salve. Non vi aspettavo. Eravate qui per il concorso? Quindi posso aprirla quella cesta che avevo visto prima, che non so dove sia. Non era in questo piano, perfetto. Bravo io. Invece magari era in questo piano. Grazie, eh. No, oh, gra no, veramente. Come se avessi accettato, mortacci tua. Neanche il cuore mi hai dato, cioè sei proprio figlio della merda. No, non dovevi spostarti lì, cacchina maledetta. Non era quello il tuo posto, nel frangente esatto in cui... Ma metronomo fa oggetti random? Fa cose random? Non è bello. Ok. Almeno sono solo due boss. In fondo. Cerchiamo di colpire più o meno sempre lui. Appunto. Allora, smetti di saltarmi addosso, caccone. Potresti anche morire, per quanto mi riguarda. Beh, il patto è assicurato con Blue Baby. Il problema è prenderlo il patto. Semmai. Cuori blu. Allora, possibilità di cuori blu o permanentemente danno? Permanentemente danno. Se proprio proprio. Tanto cuori blu non ne avrò da sprecare. Credo. Invece il danno, insomma, sempre una buona scelta, credo. Bene così. Bella stanza. Ah no, li ricarica. Che cazzo fa? Ricarica il. Che, non, ma fa, che cosa fa sto oggetto? Fa cose random. Io non l'ho capito. Fai cose random. Sì, fai cose random. Ok. Oppure l'effetto di telecinesi? Che mi ha dato un fan. Sei una merda. Morirò presto. Oh, e allora? Vieni giù. Non così giù. Più giù giù. Più giù giù giù.
Chi è che devo uccidere? Mamma. Cerchiamo di farla finire a mamma e non prima questa run, eh. Cazzo. Ho detto, cerchiamo di farla. Portable bank, inutile. Mamma mia, che raggio di fuoco di merda che c'ho. Fermatemi. Cazzo, con 8 di danno non riesco a segarle. Imbarazzante sta roba. No, almeno voi andate un po' in fanculonia quando vi colpisco. Questo mi dà Crash Rock, no? Ok. Era proprio incinerato. Totalmente useless. E ho perso anche tempo, vita. Per fortuna c'ho Kallus. Manco. Beh, in realtà sì. Mi ha ridato Nodleaf quando avevo già Nodleaf. Perfetto. Sono un coglione. Detto usiamo Nodleaf per evitarli, no? Certo. Perfetto, sono quasi contento, mi sono levato un peso. Almeno sta run è finita. Mi ero ripromesso di fare la grid e quindi farò una grid semplice, quindi Isaac, per dire, che è il più semplice. Uno dei più semplici, non è più semplice. Come oggetto iniziale, male male non è. Ci facciamo una run tranquillona. Qui possiamo prendere dei cuori o anche no. Qui possiamo perdere un sacco di cuori e recuperarli. Ok, abbiamo Aquarius, bellissimo. Scherzo, fa schifo al cazzo, però va bene uguale. Tu, voi salterete perché, come giusto che sia. Mi interessa prendere quello, credo di sì. Fa danno il Trail of Tears? Io non mi ricordo più un cazzo di questo gioco. Quant'è che non ci gioco? 6 mesi? Quant'è che non ci gioco? Fa danno, ok. Se sentite rumori, cose, ci sono zanzare in casa che mi stanno uccidendo l'anima e ho la finestra aperta. Quindi potreste sentire ambulanze stile New York. Wow, troppi. Ma sì, stoppiamo random. Stoppiamo random, ci prendiamo un altro Tirzap e siamo al massimo, quindi questo adesso diventa inutile. Un attimo, sì. Sintoil. Non so se riusciremo a prendere Sintoil. Però ci si può sempre provare. Eh sì, cor no, corri di più, eh. Mortacci tua. Cioè, ti sei sempre fermato a una certa. Va bene, ok, non li ho visti. Va bene, mi serve una run ancora più OP di questa. Ormai non riesco neanche più a giocare. Perché sono immune alle bombe? Ah no, perché ha scureggiato prima che esplodesse. Forse. Cioè, mi tocca prendere un altro cuore. È imbarazzante la cosa. Fortuna che è scontato.
Ma dammene di più. Non li so neanche gestire, quindi. Ci arriva nessuno qua sopra dove lascio il trailer. La prima volta che ci arrivo me lo becco paro paro in faccia, sei sicuro, guarda. C'è sta zanzara che mi sta distraendo. N1000 più 6422. Danno. Vediamo se almeno col danno aumentato riusciamo a fare qualcosa di decente. Cos'è che è esploso? Dove sei, amico policefalo? Bravo. Mi hai preso. Hai fatto esattamente quello che dovrebbe il tuo personaggio. Krampus e muoia. No? E quindi prendiamo tutto. Tanto, tanto vale. Non avrei potuto rirollare perché avrei perso anche l'altro oggetto. E quindi no. Da qui in poi potrebbe diventare facilissimo. Le bombe fanno comodo. Questo fa molto comodo. Un bel più uno. Vediamo se riesco a fare sta cazzata. Niente, a me speravo, niente. Però posso fare così. Un po' di monetine le abbiamo sucate. E mi interesserebbe il cuore. Ma anche Champion Belt, a dire la verità. Anche se Champion Belt andi dal culo, in grid, perché avere tutti i champion, giusto se aumenti parecchio il danno, perché sennò. Dov'è l'altra? Perché tanto so che c'è un'altra. E invece no. Perché devi smentirmi, se no non sei contento, gioco di merda. Fammi passare da nabbo, stronzo. Ok, quindi. Ho fatto grid o gridier? Grid? Forse sì. E allora posso permettermelo. Eh sì, ho fatto grid. Non ho fatto gridier. Oltretutto mi hanno detto fai la grid con Apollyon. Ma perché se ho fatto la gridier non. Non è la stessa roba? Nope. Ah bello, c'ho lo scudo. Adesso io quel cuore lo prendo e mi faccio l'ondata satanica. Muoiono tutti, perfetto. Ho fatto una quantità di danni superba. Va benissimo. Un pezzetto di gappi. C'è ancora una bomba, però non ho visto Tinted, quindi per il momento va bene così. Qua che ci racconti? Un sacco di cuori. C'ho Sagittarius, giusto? Sagittarius. Sì, Shadow Glass. Quindi qua potrei decidere di fare così. Potremmo romperla. Vogliamo romperla? E finire l'anno del cazzo? Potremmo volerla rompere. A questo punto ci tocca non prendere. Bene. Cosa abbiamo che ci fa droppare cuori?
Ho preso una moneta. Tanto vabbè, l'avrei dovuto prendere comunque, credo. E qua, che ci dici? Ok. Ah, qui un po' di monete e devo prendere per forza, no? Fino a prendere questo. Poi... Wow, il void. Ah, continua a droppare cuori, ma non capisco perché. Cos'è che mi fa droppare cuori? Secondo me non ho niente che mi faccia droppare cuori. Vieni, amico mio. Questo può essere un problema. No, forse no. Che tu te ne sei andato e tu te ne vai a breve. Due cuori neri. Monete? No. Allora, io potrei fare così, però poi dovrei cercare. Intanto riroliamo qua. Così apriamo qua. Va bene, la capacità di volare mi interessa, però non credo che riusciremmo a avere, infatti. Però posso aprire questo e fare così. Questo è un Algiz. Ok. Two of Diamonds. Two of Diamonds. Two of Diamonds, ma non ho abbastanza soldi. Io potrei raccogliere tutti i soldi. Tanti cuori, non mi... Masco Fifa mi è interessante. Io potrei raccogliere i soldi e duplicarli, però non credo mi bastino comunque. Quindi lo faremo al prossimo livello. No, prendiamo il Two of Diamonds. C'è qualcosa di interessante? Assolutamente no. E basta. Meno che tu non mi droppi tanti di quei soldi che convenga. Esattamente no. Va bene, ci sto. Possiamo romperla qui. Allora, vediamo un attimo. Danno. Cuori. E non c'è la reroll machine, ma vaffanculo. Vabbè, cerchiamo di farla in fretta. Ah, tu sei quella grossa, ok. No, ci sei tu. Sì, tanto non credo che... Hello?
Mostro 2. Merda. Va bene uguale. Faccio triggerare? Triggeri? Come si suol dire, l'abbiamo fisciato. Che pare una cosa bruttissima, però non lo è. Allora. Spades, a sto punto noi prendiamo gli spades. E usiamo Two of Diamonds. A sto punto prendiamo i Diamonds e ce li teniamo buoni. Giusto. Ci facciamo l'ultima ondata in strength. Per fortuna ho usato strength. Sì, va bene, va bene. Ma morire? Ok, e uno è andato. Lasciamo giusto Trinket prima che ci faccia del male fisico. Va benissimo. Ci riprendiamo il Two of Diamonds e abbandoniamo questo livello in fretta e in furia. C'era una tinted, l'ho vista dopo. Vabbè. Allora, vediamo che cosa ci offri. Oh, niente possibilità di rirollare, cioè, veramente. Abbiamo Leo, perché da questo stompi direi che Leo ci accompagna. Non so che transizione è stata. Questo anche no. Questo anche sì. Va benissimo. Fatemi fare mente locale un secondo. Non c'è niente che mi interessi. Quindi anche qua potremmo decidere di prendere tutto. Oppure rerollare un po' di roba. Hello? Ehi tu, amico. Chi è? Ah. Oh merda, erano solo teste, che paura. Ok, abbiamo fatto un po' di pulizia, sì. Per sbaglio, non era voluto. Ah, c'è anche il tuo amico quello brutto. Puoi morire? Tipo? Dove sei? Facciamo anche l'ondata simpatica. Beh, simpatica proprio. Eh sì. Uno deve morire. Vuoi essere tu il primo? Apriti sedano.
vabbè, allora, bella vita, no? Certo, cercare di rompere la run senza aver mai l'opportunità di rompere la run è geniale. No, quello mi può servire dopo. Però posso fare tipo così? No, fare così? Perfetto, ci siamo. Siamo pronti a rompere la rana. Però ci serve qualche oggettino in più per rompere la rana. Tipo un sacked, un... Anche i cuori blu non sono male, da. Grazie, infami. Veramente a buon rendere. No, quelli sono troppi. Sono troppi anche per me. No, se seriamente. Hello, sono troppi. Troppi. Seriamente troppi. Cioè, hanno reso una grid più difficile della gridier. Io il cuore me lo prendo. Te ti fuciliamo vivo. Ok. Questi cerchiamo di farli in qualche modo giocando a Pong Extreme Edition. Merda. Chi manca? Manca lui. Cazzo, questo è brutto. Come la faccio? Almeno girano lo stesso verso. Harley Quinn, va bene. Non è un grossissimo problema Harley Quinn. Che un paio di bombe le abbiamo e sappiamo come usarle. Oh, la fase bella. Quella dove ti incastri. Ma noi facciamo così. Dopodiché prendiamo questa. Poi cominciamo a aprire un po' di ceste. Simpatia. E a questo punto reroll. A questo punto reroll. E sono un coglione. Poi apriamo ceste. Sì. Non volevo prendere la chiave. Hai detto. Cosa esploderà? Ok. Questo ce lo possiamo cattare. Poi possiamo fare così e così. Non ci sono altre cose particolarmente interessanti. Cazzo. C'è una cosa. Mettiamocelo dietro, Pertro. E cominciamo a comprare un po' di roba.
robe. Tommy set. Tocchiamola. Two spades. E riroliamo. Curve d'orno, quello mi interessa. Aspetta un attimo. Tu vieni con me. Poi. Tu vieni con me. Tu anche. Dove sei? Qua. Ok, qua questo è il mezzo cuore, lo prendo. Sì. Ovviamente la chiave dorata, ok. La chiave dorata mi serve per aprire tutto a gratis. Non volevo fare questo, chiaramente. Questa è ottima. La legge dei grandi numeri, questa la toccherò uguale, perché comunque ci dà un bel cinquino. $3 bills, un attimo che lo uso. Tu sei Agis, ti uso perché se non ci capisco più un cazzo. Questo costa tutto zero e quindi prenderò questo. Poi, curve d'orna dov'è? Intanto prendiamo questo. C'è ancora una cesta. Via. Perfetto. Hierophant, ce lo mettiamo qua. Poi facciamo tac 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 tac. Aspetta un attimo, tac. Tac. E poi prima di fare la qualsiasi, vieni anche tu tra gli amici. Vieni, vieni. Dov'è Curva d'Orna? Ce l'ho già. The World. Non è partito, no, curva d'oro non voglio. Questo che è? Ok. Ora basta, dai. Tanto c'è già coso qua. Vulcano lo usiamo. Questa mi ricarica. Gappy Z, perfetto. Di là ce ne so un po' che non ho ancora guardato. Curve d'orna ce l'ho. Via. Merda, che casino. Nulla cap. Oh, vediamo se trovo altre. Altri oggetti? Sì, li vedo, grazie. Rirollo roba random. Non ci sono chiavi. Cos'è quella chiave piccolissima? Vale mezza chiave, che è? Che cos'era quella roba? Facciamo così. Robe che esplodono e continuiamo ad aprire. No, dammi curve. Non ci provo mai più. Wow, adesso so dov'è la stanza segreta. Ma non vedo altre. Cazzo. No, faccio veloce, giuro. Sì, vabbè. Ok.
Chi è rimasto? Ah, non te l'ho visto. Aspetta che passo. Allora, no. Dov'è il mio di qualcosa? Eden Blessing. Ok. Riroliamo un attimo che puliamo. Già l'ho vista che c'è una charged. Perfetto. Sì, prenderò danno. Curved ce l'ho ancora, sì. Ma dove è finita la Charged Key? Ah, qua. Okay. Volevo diventare i gappi, ma mi sa che non è cosa. Non ci si riesce. Sì, ok, grazie del cuore. Oh, Diamonds, inutile. The Empress me lo tengo. Prendiamo ancora robe. HP in più. Oxo staff. Clumps. Warcoat Hangar. C'ho ancora robe da aprire, pare. Preferivo. Ah, oh, Devil va bene uguale. Allora, proviamo ad aprire un po' di roba. C'ha il Sart, sì, vabbè, poi lo levo. Grazie, avevi scureggiato. Qua c'è roba. Non vedo più curve. Ah, qua. C'è roba che non ho ancora aperto. Fortuna in più. No, Ludovico, no. Però tu potresti essere. No, tanto non mi interessa. Curve d'orno ce l'ho. Vabbè, apriamo un po' di roba. Sì, Sagittario lo prendiamo. Ci ho messo un quarto d'ora. Qua animazione di merda. Vabbè, ci riteniamo soddisfatti. Veniamo soddisfatti, dai, prendiamo un po' di roba perché sennò stiamo qua fino alla del cazzo più o meno. Ultimo giro, giusto? Vabbè, aspetto. Siamo la mamma. Ah, beh, era sempre mio quello in realtà. E allora vieni, sparami addosso, che vuoi che ti dica. Ci siamo. Siamo esattamente come vorremmo essere. 19 da non è proprio il top della vita, ma non è male. Come siamo messi? Sembra che si possa quasi fare. Andiamo. Forti dei nostri 19 danni. Che dovrebbero più o meno raddoppiare.
Forse una si è aperta? O forse no? Wow, come sono passato in mezzo? Chissà. Questa l'ho evitata, eh. Abbiamo anche due vite, quindi c'è da dire che sparo robe strane, eh. Non ho ben capito del tutto cosa. Ah, sparo anche lamette. Ecco che stavo sparando, giusto. Tu potresti tipo capitolare a breve? Vediamo se capitoli. Capitolato. Esatto, ho fatto una grid. Infatti, come vedete, è già finita. E si è bloccato. Maledetta, maledetta. Va bene, ragazzi. Per questa puntata è tutto. È stata una puntata scialla alla fine. E ci si becca alla prossima. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti.